Tragedia a Jesolo, dove una coppia di tedeschi con un'amica stavano trascorrendo delle vacanze. Avevano passato il pomeriggio facendo delle foto in spiaggia, hanno passeggiato sull'Arenile. Poi la sera dice: facciamo le ultime foto col mare di notte. Si sono incamminati su un pontile, però il mare era veramente agitato e onde molto alte. Il pontile è assolutamente buio. Sono arrivati fino in fondo al pontile dove c'è un cartello messo dal comune con il divieto di tuffarsi. Però lui si è attaccato a questo palo per fare la foto, mentre la moglie e l'amica erano dall'altra parte per fargli appunto scattare col telefonino questa foto. Però lui all'improvviso è sparito. Le due donne si sono buttate per terra per cercare di afferrargli la mano. Lui è riuscito per qualche secondo ad aggrapparsi a questo palo, ma poi è sparito tra le onde. E le due donne sono corse tutte inzuppate d'acqua nel primo hotel, parlando tedesco, hanno chiesto aiuto. Per fortuna il gestore del locale ha capito e ha chiamato i soccorsi, però non c'è stato niente da fare. Dopo 2 ore è riemerso il corpo del 46enne tedesco, è morto. La compagna 49enne, l'amica, non si danno pace, però purtroppo il comune ha cercato di impedire queste tragedie mettendo dei cartelli di non avvicinarsi, di non salire sui pontili la sera, però. Questo era il pontile all'ingresso numero 15 della spiaggia a Jesolo.